Ciao a tutti ragazzi, sono Angel Resurrection, benvenuti in questo video. Non mi aspetto che mi conosciate perché questo è il mio primo video che faccio in questo canale, nella community dei Game Grabbers. Sono un partner di Luke anch'io. Comunque, questo è un video recensione. Una recensione di un gioco che non è un gioco nuovo, ma comunque è un gioco che secondo me merita. Potete trovarlo su Steam a 3,50€. C'è diciamo il saldo di Natale che è del 50%. Il gioco che vi propongo è Mutant Blobs Attack. Questo perché proprio questo gioco? Beh, per il semplice fatto che non è nulla di particolare. E mi aspetto anche che lo conosciate, alcuni di voi lo conosceranno, ma chi non lo conosce, allora meglio per me, così ve lo faccio vedere io. Questo è un gioco molto particolare in quanto non è un gioco sparatutto, non è nemmeno un gioco a platform, ma è un banalissimo gioco a scorrimento. Ma è un gioco, diciamo, che non dà particolare complessità nel complesso, scusate il gioco di parole, ma è un gioco che, diciamo, è in grado comunque di intrattenere il giocatore e di, diciamo, immedesimarlo nella storia di questo Blobs che riesce a scappare dal laboratorio e che ingurgita più oggetti possibili per diventare grande e fuggire dalla prigionia da cui era appunto sottoposto dagli scienziati che appunto facevano esperimenti su di lui. E quindi niente raga, questa è la mia prima recensione, spero che accettiate la recensione per quello che è. E comunque beh, vai col video dai. Bene ragazzi, questo è il nostro blob. Per muoverlo utilizziamo i soliti tasti WASD e per saltare utilizziamo il solito tasto della barra spaziatrice. E inoltre i tasti sono molto semplici, utilizziamo qualche volta il tasto Tab per i suggerimenti, il tasto Shift e qualche volta i tasti del mouse. Inoltre nel corso del gioco potremo prendere dei vari potenziamenti che ci serviranno appunto per superare i vari ostacoli che troveremo nel gioco, come in questo caso. Il nostro blob ha la capacità di assorbire gli oggetti e una volta raggiunte determinate dimensioni sarà possibile per il nostro blob appunto passare di livello successivo. Come potete vedere adesso stiamo raccogliendo dei pallini blu che servono a incrementare il nostro punteggio che viene indicato in alto al centro, e come potete vedere abbiamo superato adesso il livello ingoiando quel tappo. Ovviamente per ingoiare quel tappo servono delle diverse dimensioni. E inoltre con l'abilità magnetica c'è possibile agganciarci a questi tubi di metallo, addirittura anche di respingerci e quindi di fluttuare per un breve periodo di tempo. Come vedrete in questo momento, utilizzando la rotellina del mouse, ovvero premendola, possiamo una volta saltati distruggere determinati blocchi che troveremo ai nostri piedi, per così passare al livello successivo. Inoltre l'abilità del magnetismo è un'abilità molto utile, come in questo caso, che ci permetterà, respingendo e attraendo a sé il metallo, di superare diversi livelli molto più complicati. Come possiamo vedere ad esempio in questa parte di livello, non possiamo nemmeno utilizzando la freccetta del la rotellina del mouse proseguire per andare oltre, perché appunto servono determinate dimensioni che in questo momento non abbiamo. Quindi dobbiamo appunto esplorare questa parte di livello per cercare diversi oggetti da ingurgitare. In questo caso ci stiamo ingozzando di viti, di bulloni, di oggetti che troviamo comunemente in casa. E una volta raggiunte le dimensioni ci comparirà un messaggio e potremo ingoiare il tappo che ci permetterà di superare il livello. I livelli sono svariati e molte volte contengono vie segrete e passaggi nascosti che ci porteranno a livelli bonus. Inoltre il nostro blob, oltre alla capacità magnetica e di assorbire gli oggetti, può anche fare dei trick, come state vedendo in queste immagini. Ovviamente con una mano molto più allenata è possibile fare trick molto più particolari. Inoltre, oltre ai livelli che si svolgono sulla Terra o in laboratorio, possiamo svolgere dei livelli ambientati nello spazio, o meglio nella Luna. Ovviamente ci muoviamo premendo i soliti tasti direzionali WASD e premendo la barra spaziatrice, espelleremo questo gas che ci permetterà di muoverci. I livelli comprendono varie sfide che ovviamente aumenteranno il grado di difficoltà in base appunto a quanto andiamo avanti nel gioco, e potremo quindi continuare nei livelli in questa maniera, fluttuando nei vari spazi.
Bene ragazzi, questo era Mutant Blobs Attack. Spero che la recensione vi sia piaciuta, anche se sicuramente avrò fatto qualche errore, vi prego di perdonarmi. E comunque l'ho fatta perché, anche se è un gioco vecchiotto, secondo me merita. E potete comunque, se volete, andare a cercarlo su Steam e potete provarlo. E penso che vi piacerà, perché comunque è un gioco molto carino, come abbiamo visto. E niente raga, se volete commentate, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale dei Game Grabbers. Se volete potete anche visitare il mio canale. E niente raga, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti.